Grazie, ringrazio Laura per la splendida presentazione. Io devo dire, come al solito, che sono veramente felice di essere al vostro fianco e a fianco della dottoressa Palmieri, perché questi eventi sono occasioni che arricchiscono il cuore, impreziosiscono l'anima e quindi sono sicuramente io che ringrazio voi. Spero di esserne all'altezza. È un nuovo tempo. È un nuovo tempo questo. Ed è un tempo da conoscere. Perché è il tempo dei pensieri, dell'organizzazione, dell'attesa, della ricerca dell'altro. E se fosse solo così, sarebbe un tempo bellissimo. Invece, i mercanti di guerra, di bugie, i Don Abbondio, gli Erode, in una sola parola, i mercanti degli esseri umani, cercano, come hanno fatto in ogni era, di mercificare e monetizzare il tempo e la vita degli altri, come se non bastassero i morti giornalieri. Eccola. È la scuola dei guru, che abbiamo individuato essere nella loro funzione la lunga mano dei signori dell'economia mondiale, delle droghe e della morte. No, non c'è solo Rossella che insegna l'inglese ai bambini sul web, non solo Marco, il personal trainer, e non c'è solo la maestra che fa fare i compiti ai suoi allievi. In questo lungo parlare e tirare i fili, come se qualcuno ci pensasse marionette tra le dita di un grande burattinaio, c'è chi instilla giornalmente un pensiero di morte sovrastante. E quando il terrore è ciò che dipinge le pareti delle nostre stanze, un guru qualunque sembra un'idea migliore del panico, del silenzio. È proprio qui che gli aspiranti guru si fanno strada, come se morto un guru ne servisse subito un altro. La filiera psichiatrica non si è annichilita. La filiera ha invece esposto centinaia di migliaia di bambini ad una pandemia di pari portata, quella dei minori dislessici, ADHD o provocatori oppositivi, passando attraverso le tante buone ragioni per allontanare. Chi sono oggi gli aspiranti guru? Il loro proliferare è impressionante. Basta che qualcuno abbia studiato un po' di biologia per emanare un editto. E questo fa sì che i nuovi aspiranti guru si nutrano della confusione tra i tanti sapienti, si ergono loro, tracciando personali, linee di condotta, linee guida, norme inesistenti per dirci cosa dobbiamo pensare di noi, del nostro futuro, del nostro rapporto con gli altri. E soprattutto possono stabilire che il 2020 è l'anno dell'ansia e che i bambini fantasma possono anche polverizzarsi, perché in nome del Covid-19 tutto può restare immobile o tutto può sparire. Possiamo però essere certi di una cosa: in questo momento di tutto abbiamo bisogno, ma certo non di questo genere di padroni, di bugie, di confusione. È che gli aspiranti guru possano essere ricacciati nella profondità dei velenosi abissi da cui provengono. E allora sì, tornerà il tempo dei pensieri, dell'organizzazione, dell'attesa e della ricerca dell'altro. E allora sì.
sarà un tempo bellissimo.